Buonasera ragazzi, visto che oggi non abbiamo potuto fare lezione a distanza per via dei problemi alla connessione internet, vi farei vedere la correzione degli esercizi che avevamo per casa. Iniziamo dall'esercizio 9. Avevamo da ricavare l'equazione della circonferenza di raggio 5. E sapevamo che il centro di questa circonferenza è P, che è il nostro centro, che ha coordinate meno 4, 0. E questa cosa l'avevamo detta esplicitamente nella lezione precedente. Questo punto P si trova sull'asse delle ascisse, quindi la nostra ordinata per forza è 0 e l'ascissa viene data in modo esplicito che è meno 4. Come di consueto, scriviamo l'equazione generica della nostra circonferenza, x quadro più y quadro più ax più by più c uguale a 0. Le nostre incognite sono a, b e c, coefficienti liberi. Ora, questo qui altro non è che alfa, questo altro non è che beta. Se guardate nella paginetta di sintesi, pagina 360, trovate sempre la consueta relazione che lega alfa e beta con A e B, quindi sappiamo che A è uguale a meno 2 alfa e B uguale a meno 2 beta. Da queste ricaviamo semplicemente che la nostra A è uguale a più 8, e la nostra P è uguale a 0. E la C è l'unico parametro che dobbiamo determinare ancora, ma noi possiamo utilizzare l'altra formula che lega il raggio ad alfa, beta e a C. Quindi abbiamo che R quadro uguale alfa quadro più beta quadro meno C, quindi ne segue che C è uguale a alfa quadro più beta quadro meno R quadro. Ci sostituiamo i valori dentro, quindi questa roba qua è anche uguale a meno 4 al quadrato, vi faccio tutti i passaggi per non sbagliare i conti, più 0 al quadrato meno, beh, R già al quadrato è 25. Quindi abbiamo 16 più 0 meno 25. E 16 meno 25 fa meno 9. In conclusione, abbiamo ricavato A e B e anche il nostro C. Prendiamo questi valori, li ficchiamo nella nostra equazione generale della circonferenza è per ottenere quanto voluto, che la nostra circonferenza coordinate, scusate, la equazione x quadro più y quadro è più 8x, b è 0, quindi è come se non ci fosse, b per y uguale a 0 comunque, meno 9 uguale a 0, e che è proprio la soluzione data dal libro. Passiamo ora all'esercizio 23. Trova per quali valori di k ognuna delle seguenti equazioni rappresenta una circonferenza. Quindi abbiamo la nostra equazione x quadro più y quadro più k-2x più ky meno 2 uguale a 0. In realtà, essendo k tra virgolette libero, essendo un parametro, questa equazione individua tutta una famiglia di potenziali circonferenze. Noi dobbiamo imporre che R sia maggiore di 0, il raggio di questa o di queste circonferenze sia maggiore di 0. Il raggio come si trova? Abbiamo sempre la consueta formula che scrivo in questo modo per comodità, quindi abbiamo alfa quadro più beta quadro meno C. Ma alfa è uguale a meno a mezzi,
che è uguale a meno k meno 2 tutto diviso 2, beta è uguale a meno b mezzi che è uguale a meno k mezzi. Quando li eleviamo al quadrato, otteniamo che alfa quadro è uguale a meno per meno fa più, quindi quel segno va via, quindi abbiamo k quadro meno 4k più 4, beta quadro uguale k quadro quarti. Naturalmente noi dobbiamo imporre che questo r quadro sia maggiore di 0. E mettiamo tutti insieme questa roba, quindi abbiamo che k quadro meno 4k più 4, mi sono dimenticato qui il diviso 4, provvedo subito, quindi tutta sta roba diviso 4 più beta quadro, quindi più k quadro quarti meno. Ma c è proprio meno 2, quindi abbiamo meno meno 2, deve essere maggiore di 0. Ho usato essenzialmente tutte e tre queste relazioni e il fatto che c è meno 2, dove questo, ripeto, questo maggiore di 0 è proprio questa condizione qua. Questo maggiore è proprio questo maggiore qui. Ora, calcolo standard, minimo comune multiplo, otteniamo 4 giù e su abbiamo k quadro meno 4k più 4 più k quadro più, qui abbiamo meno per meno che fa più, e abbiamo più 8. Sta roba deve essere maggiore di 0. Ora il 4 giù lo togliamo, è come se moltiplicassimo tutte e due per 4, giusto per capirci. Faccio un recap di ste robe, ma questo è comunque uguale a 0. Ho moltiplicato per un numero positivo entrambi i membri di questa disequazione e quindi il segno è rimasto uguale. Se non vi ricordate queste cose, andatele a riguardare sul libro. K quadro e K quadro fa 2K quadro, meno 4K più 12, se non ho sbagliato i conti, deve essere maggiore di 0. Possiamo dividere tutto per 2, anche stavolta il segno rimane uguale, K quadro meno 2K più 6 deve essere maggiore di 0. Se vi ricordate, qui si ricavava il delta dell'equazione associata, quindi abbiamo meno 2 al quadrato meno 4 volte per 1 per 6. Io vi ricordo che qui è come se ci fosse 1. Quindi più 4 meno 24 che fa meno 20, che è un numero minore di 0. Quindi questa parabola, questo oggetto qua, la parabola che ha questa equazione, non interseca mai l'asse delle ascisse e inoltre ha la concavità rivolta verso l'alto perché qui c'è un numero positivo. Morale della favola, possiamo concludere che la nostra disequazione è sempre verificata, quindi facendo un disegnino noi abbiamo un oggetto che è di questo tipo, una parabola con la concavità rivolta verso l'alto, e che non interseca mai l'asse delle ascisse, quindi è sempre positiva. Quindi per ogni k, partendo dai numeri reali, abbiamo che r quadro è sempre maggiore di 0. E quindi per ogni k la nostra equazione generale, questa qui, rappresenta sempre una circonferenza di raggio che ovviamente dipenderà da k. Però qui possiamo anche togliere il quadrato, perché se un numero è maggiore di 0, anche il suo quadrato è maggiore di 0. Passiamo all'ultimo esercizio, cioè al 42. Dobbiamo determinare ancora una volta il parametro k, tale che
Innanzitutto il punto di coordinate K-1, 2K-1 appartenga alla nostra circonferenza. Inoltre sappiamo che il raggio della circonferenza è uguale a radice di 10. Inoltre questa circonferenza ha centro che coincide con l'origine, che vi ripeto ha coordinate 0, 0. Quindi sappiamo che alfa uguale a 0 e beta sono uguali a 0. Quindi di conseguenza anche A è uguale a 0 e anche B uguale a 0 per le relazioni che abbiamo ripetuto n volte. Per quanto riguarda il calcolo di C, C altro non è che uguale a alfa quadro più beta quadro meno R quadro, sempre le solite formule viste prima invertite. Quindi qua abbiamo 0 più 0 meno 10 e quindi C banalmente è uguale a meno 10. Quindi abbiamo ricavato in modo abbastanza lineare e semplice l'equazione della nostra circonferenza, che è x quadro più y quadro meno 10 uguale a 0. Dobbiamo semplicemente imporre che questa xp e questa yp devono verificare la nostra equazione. Quindi andremo a sostituire come nostro consueto questo qui dentro e questo qui dentro e dobbiamo imporre che la nostra equazione sia verificata. Perciò x k-1 al quadrato più 2k-1 al quadrato meno 10 deve fare 0. Qui lo potete leggere come un deve essere, se vi piace pensarlo in questo modo. Quindi k quadro meno 2k più 1 più 4k quadro meno 4k più 1 meno 10 uguale a 0. Ne segue k quadro e 4k quadro fa 5k quadro. Poi abbiamo meno 2k meno 4k che fa meno 6k. E poi ciò che rimane è questo più 1 e meno 10. Quindi abbiamo 2 meno 10 che fa meno 8. E questo deve essere uguale a 0. Calcoliamoci innanzitutto il delta, che è uguale a 36 più, dobbiamo fare 4 volte, 4 per 5 è 20, 20 per 8 fa 160, quindi più 160. Sta roba qua quindi fa 196. Radice di delta fa 14. Se non sbaglio, dovrebbe essere così. Quindi otteniamo i due valori per k uguali a 6 più o meno 14 diviso 2a, quindi 2 per 5 fa 10. Vi ricordo che questo è a, questo è b non è l'a, è il b delle circonferenze, è a, b e c delle equazioni di secondo grado, giusto per capirci. Se volete la chiamate a primo, b primo e c primo. Ricordo che la soluzione l'equazione di secondo grado si ricava in questo modo: meno b primo più o meno radice di delta diviso 2a primo. Guai a voi a non sapere ste cose. Delta uguale a b primo al quadrato meno 4 volte a primo c primo. Quindi, morale della favola: 6 più 14 fa 20, 20 decimi fa 2. Quindi abbiamo che k1 è uguale a 2. K1 uguale 2, K2 uguale 6 meno 14 fa quanto? Fa meno 8 decimi, ma meno 8 decimi altro non è che meno 4 quinti. Controlliamo
libro ed è la sono le soluzioni cercate. Quindi K1 uguale a 2 e K2 uguale meno 4 quinti sono effettivamente le soluzioni corrette. Per ulteriore verifica, provate a sostituire questi valori dentro il punto P, quindi fate in questo modo, quindi verifica. Il check lo dovete sempre fare. Nei compiti in classe, nelle interrogazioni, la soluzione voi non ce l'avete. Quindi il punto P1 ha coordinate 2 meno 1 fa 2, 1. 2 per 2, 4 e meno 1 fa 3. Quindi abbiamo il primo punto che è 1, 3. Il punto P2, un po' più difficile, che ha coordinate K, quindi meno 4 quinti meno 1, quindi meno 4 quinti meno 5 quinti fa meno 9 quinti. Quindi la prima scissa è meno 9 quinti. L'ordinata 2 per K fa meno 8 quinti, meno 8 quinti meno 1 fa meno 13 quinti. Quindi a questo punto sostituite queste ascisse, queste ordinate rispettivamente nella vostra equazione della circonferenza, questa qua, e verificate effettivamente che di avere 0 a sinistra e 0 a destra, come deve essere. Alla prossima, ragazzi, cioè martedì.